Ah, eccoci qua tornati anche questa settimana. Io ve lo dico già dall'inizio, questo video lo volevo fare. Non so nemmeno io perché non ci abbia ancora provato. Fortunatamente però sono riuscito a prendere un po' di coraggio e avendolo anche come buono proposito di quest'anno, sono qui finalmente a dare l'inizio alla nuova serie chiamata L'Angolo di Simone. Sì, lo so già che non ha senso visto che il canale è gestito interamente da me, però mi piace pensare che i miei contenuti principali, ossia riferimenti o curiosità, o comunque tutto quello che avete visto finora sul canale, siano stati fatti da Saturno, o comunque quello per cui mi avete sempre conosciuto. Io però, ovviamente, come tutte le persone su tutta questa terra, ho anche una vita al di fuori da Saturno, comunque dal mio canale. Ed è qui che entra in gioco Simone, ossia, beh, me stesso, che consiste in tutta quella parte di contenuti extra che ho in mente di portare in questa... spero che continui la serie. L'obiettivo di YouTube, fino a quanto io mi ricordi, è quello di condividere le proprie passioni con tutti, no? Ecco perché, oltre ai cartoni, mi sento di condividere con voi tutto il resto che mi appassiona. In questo episodio pilota della serie vi andrò a mostrare tutto il mio percorso con le tavolette grafiche. Per chi di voi mi segue anche su Instagram saprà già che sono appassionato a tutto il mondo dell'illustrazione o comunque tutta l'arte in generale. Tanto che l'obiettivo della mia vita, fino a quanto sono arrivato ora, è quello proprio di diventare un illustratore. Poi, se è digitale, tanto meglio. C'è da dire però che tutti partono dal basso e io ovviamente non sono un'eccezione e per quanto non possa definirmi ancora come professionista, visto che non disegno ancora a un livello che mi soddisfa, voglio proprio farvi vedere quanto facevo schifo fino a 2 anni fa. E sì, lo ammetto, sono sempre stato molto critico nei miei confronti. Ignorate poi il cambio di inquadratura, ma fino a quando non mi potrò permettere una nuova fonte di illuminazione sarò costretto a tenere questa, altrimenti finisco con l'accecarmi nel giro di 5 minuti. E PS, se non avete visto il video dove presentavo la nuova inquadratura, ve lo linko qua in cima a destra, così potrete recuperarlo tranquillamente. Detto questo, direi che possiamo finalmente cominciare con il video. Ma prima, come al solito, sigla! Ok, direi di cominciare la storia nel lontano 2018, quando ordinai la mia primissima tavoletta grafica. Cioè, non che ne abbia avute tantissime durante la mia vita, però mi piaceva dirlo così. Vabbè, fatto sta che ero contentissimo. Non so quanti di voi abbiano mai avuto una tavoletta grafica, ma vi devo dire che l'effetto quando lo provi per la prima volta è davvero soddisfacente. Wow. Non c'è nemmeno bisogno di dirvi che il modello che presi era il più scrauso, che si traduce con il più economico, e per chi di voi volesse saperlo di più con precisione, era una Wacom Intuos Small, cioè appunto il modello che è più economico, fino a che io mi ricordi al 2018, poi non so se adesso ne sono usciti i modelli più economici, fatto sta che questo era il più economico che mi potevo permettere al tempo. Comunque, il problema ora stava nel fatto che io, ora che avevo tutto, non avevo la minima idea di che programma dovessi utilizzare per sfruttarla al meglio. Penso sia un po' uno dei problemi principali di chiunque si approcci per la prima volta a una tavoletta grafica di questo genere. Photoshop? No, troppo complicato da usare. Clip Studio Paint? Anche questo, non c'ho voglia di star lì a scaricarlo in modo non proprio legali. Paint? C'è davvero qualcuno che utilizza Paint per disegnare? La mia soluzione si risolse quando trovai un software di nome Krita, il cui vantaggio era proprio che è un software gratuito per disegnare e che fosse anche in italiano. Tra l'altro mi piace che manco mi raccordo che la tavoletta di prima mi regalava un software in omaggio, visto che era una promozione, però ci arriveremo più tardi. Ora, immaginatevi la scena. Ho una tavoletta, ho il programma, e mo che disegno? La mia prima idea cadde proprio su Gumball, ma purtroppo quello brobrio l'ho perso e quindi, ahimè, non posso farvelo più vedere. Ciò che vi posso mostrare però è la domanda che mi feci quando provai a disegnarlo. Ma come c***o faccio il contorno? Già, il contorno, o line art in gergo tipico, è una cosa che davvero non riesco a fare nemmeno oggi. Ecco perché tutti i miei lavori, tra l'altro più recenti, ne sono privi. Dunque, completamente amareggiato da quello scempio realizzato, decido di prendermi comunque una pausa da tutto ciò. Facciamo quindi un salto di un mese e arriviamo al 23 gennaio 2019. Al tempo era uscito uno degli ultimi episodi della serie principale di Steven Universe, mi pare, ed io, che ero completamente preso dalla serie, decisi di fare una fan art di una gemma apparsa proprio in quell'episodio nuova. Siete pronti a vedere com'è? Beh, ecco qua. Lo so che state per dirmi, vabbè dai, non è così male, poteva venire pure peggio. Già, lo so, sono d'accordo con voi, peccato che per farlo io non ho fatto né schizzi preparatori, né line art e tutta quella roba lì, ma l'ho letteralmente fermato un episodio, ho staccato una scena disegnata e l'ho ricalcata cambiando lo sfondo. E tra l'altro manco ho usato il software giusto, visto che io ho usato Paint.net, un programma che manco è fatto per disegnare, visto che non riceve nemmeno le pressioni della penna e quindi tutti i tratti saranno sempre uguali. Davvero mi vergogno anche solo di aver concepito una cosa del genere, però hey, se non l'avessi salvato non sarei qui a mostrarvelo e a riderci sopra. Qui la
storia inizia un po' a frammentarsi, anche perché io, avendo al tempo un computer pari a questo, già a malapena riuscivo ad editare i video, figuriamoci disegnare. Ricordo però che riuscii finalmente ad installarci il Clip Studio Paint, un software che mi permetteva di disegnare fluidamente e che non ci mette 6 secoli a caricare. Sì, Photoshop, mi sto riferendo proprio a te. Purtroppo per usare Photoshop bisogna avere un computer quantomeno decente, altrimenti ciao proprio. Comunque, arriviamo al punto. È giugno sempre del 2019 ed io che ebbi la grande idea di provare a disegnare la Mona Lisa di Leonardo in quello che definivo il mio stile. Lasciate perdere che è già imbarazzante di suo, ve l'assicuro. Tra l'altro il disegno originale manco lo trovo più per farvi capire, probabilmente l'ho buttato. Presi in mano lo scanner e lo portai sul computer, dove cercai di colorarlo. Esatto! Venne una merda. Sì, esatto. Cioè, non so nemmeno io come sarebbe venuto, Mi sono fermato i capelli perché già il line art mi faceva schifo. E poi non so nemmeno perché gli abbia fatto una pelle di quel giallastro schifoso. Purtroppo il non finire i miei disegni è stato sempre uno dei miei vizi all'inizio. Come per questo caso dove mi fermai quasi subito. Chissà come sarebbero venuti magari da finiti. Che poi una cosa che ho notato e che ho pure appurato nella serie TV How I Met Your Mother è che nel 99% dei casi i disegni finiti sono molto più belli ed interessanti che in miniatura o i disegni inquadrati solo una figura. Cioè, mi spiego meglio. Immaginate magari un ritratto. Ce l'avete in mente, no? Ecco, ammettete che è molto più facile trovare gli errori, magari al naso storto, magari a un occhio più piccolo, all'asse degli occhi leggermente spostato sulla sinistra. Insomma, avete capito. Ora immaginate invece un'illustrazione dove c'è una panoramica, comunque un qualcosa di più affollato. E se ci fate caso, molto spesso le cose sono disegnate o colorate molto meno di quello che si pensa. Questo, miei cari, è uno che Barney Stinson definisce effetto cheerleader, ossia l'appartenenza ad un gruppo può aumentare l'attrattiva indipendentemente dal fatto della persona. E questa ipotesi, secondo il parere dei ricercatori, non è favorita né dal posto occupato nel gruppo né dall'attrazione che gli altri dal gruppo possono ispirare. Capite dove voglio arrivare? Probabilmente questo schifo sarebbe risultato meglio se l'avessi finito. Chissà, o quantomeno se ci avessi aggiunto più persone vicino. Fatto sta che, salvo rari casi, non toccai più quella tavoletta fino ad ottobre dell'anno scorso. Eh già, un anno senza mai più toccarla e l'unica cosa che mi ha convinto a rispolverarla è stato il cambio del nuovo PC. Eh già, finalmente avevo qualcosa che mi permetteva di disegnare con Photoshop senza che laggasse o crashasse in 5 secondi. Restai comunque su Clip Studio Paint però all'inizio, perché semplicemente avevo scoperto che la tavoletta me lo regalava in quanto era un'offerta che aveva fatto. Simone 900 IQ. Detto questo, come penserete che sia venuto il primo disegno stavolta? Sì, ci avete preso anche stavolta. Una merda di nuovo. Cioè, guardate che schifo. Non solo il disegno è palesemente scannerizzato, non che sia una brutta cosa farlo, ci mancherebbe, è che è proprio brutto. Linee fatte a caso, una sfocatura di un'immagine palesemente rubata da Google Immagini. Uno stile che non so nemmeno perché abbia voluto provare. E questo è pure un personaggio della serie TV di The Boys, che vi metterò un'immagine qua in confronto e potete vedere che non ci assomiglia neanche di un millimetro. Ma poi vogliamo parlare delle luci messe a casissimo. Non so perché me le immaginavo in uno scenario sci-fi o cyberpunk, tipo una roba alla Blade Runner per capirci. Ecco perché dopo quello schifo che ripudio ancora oggi, ho cercato di migliorarmi studiando gli effetti della luce. Il primo esempio è stato questo Charmander, e devo dire che non è venuto nemmeno malissimo. Per il resto, niente, vedevo che stavo iniziando a capirci qualcosa pian piano. Nel secondo caso ho proprio preso una natura morta e ho cercato di capire dove metterci i colori. E anche qui devo dire che pensavo venisse peggio. Ad esempio l'uva devo dire che non mi è venuta malissimo se proprio ci facciamo caso. Anche se quel frutto che penso dovesse essere una pera... No, proprio no. Preferisco far finta che non esista. Tra l'altro vi faccio notare che questo disegno risale al 5 novembre del 2020. E in confronto all'altro direi che è tutt'altra storia, senza dubbio. Da questo periodo inizio poi il momento in cui iniziai a guardarmi ore e ore e ore e ore e ore di disegni digitali. La prima cosa che ho capito sicuramente che stavo sbagliando era il fatto che andavo troppo rapido. Per finire un disegno ci mettevo circa mezz'ora o un'oretta e dovevo prenderla sicuramente con più calma. E poi, cosa ancora più importante, dovevo studiare meglio l'effetto delle luci e le ombre che hanno sui corpi. E quindi decisi di fare come prossimo studio un ritratto. Mi andava bene chiunque, ma decisi di farlo a lui. L'avete riconosciuto?
Spero vivamente di sì, ma comunque è dedicato a Keanu Reeves, attore che penso abbiate visto un suo film almeno una volta nella vostra vita. Ora, tralasciando questo piccolo dettaglio, in cui potete vedere una persona completamente diversa, devo dire che una cosa che davvero mi dava fastidio di Clip Studio Paint è la mancanza di un comando fluidifica, cioè un'opzione che ti permetteva di spostare una parte del disegno magari per sistemarla. Ovviamente io, quel programma non avendocela, mi ha costretto a staccare, a riposizionare e ridipingere tutte le parti che avevo tolto in precedenza. Però devo dire che per il resto il risultato mi è piaciuto abbastanza. L'uso del bianco e nero è stato sicuramente fondamentale, anche perché senza, beh, avete visto i risultati. Vi dico che anche adesso, prima di fare un disegno, lo faccio quasi sempre in bianco e nero perché non riesco ancora a colorarlo prima. Finito quel ritratto, mi sono gasato ovviamente un sacco, e decisi di fare qualcosa di più complicato, ma sempre in bianco e nero, perché avevo paura di rovinare il tutto come al solito. Quindi mi sono messo a pensare. Dunque, un'illustrazione ma più complicata, magari in una posa più dinamica. Ah, ci sono! Ecco qua. Per fare questo disegno mi ricordo che ci misi forse una settimana, ma i risultati furono immensi. Certo, anche in questo caso usavo dei riferimenti, perché sennò rischiavo di fare un casino, ma devo ammettere che il risultato davvero mi piacque un botto. Il personaggio, per chi non lo conoscesse, viene da un videogioco di nome Bayonetta, in cui bisogna sostanzialmente pestare creature mitiche, insomma non vi dico altro perché non faccio spoiler. Ma ciò che mi ispirava era proprio la caratterizzazione di questo personaggio. Nel gioco infatti si muove sempre in questo modo un po' sensuale e assume spesso pose simili a quella che ho ritratto io, quindi era perfetto per capirne quantomeno l'anatomia. Tra l'altro deve essere pure piaciuto agli sviluppatori, visto che quando lo postai nel mio profilo Instagram privato mi misero pure un bel mi piace. Arrivato a questo punto mi sono detto, devo farlo, devo assolutamente provare a colorare un mio disegno, non posso continuare a fare le cose in bianco e nero per sempre. Ed ecco quindi che arriviamo a questo qua. In questa illustrazione, risalente al 20 novembre del 2020, ho provato a ridisegnare Rei Ayanami, un personaggio della serie anime di Evangelion, in uno stile un pelino più realistico, e se vi interessa il frame originale era questo qua, per farvi vedere la differenza. Quello che però mi storce il naso ancora oggi è che i colori sono privi di saturazione, e poi la luce palesemente inventata in cima, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Per il resto, considerando che era il mio primo disegno colorato dal bianco e nero, insomma, non è venuto poi così male, c'era di peggio, come quello lì, avete capito. Certo, ora che avevo fatto quello, dovevo sicuramente provare a farne uno migliore. In quel periodo mi stavo anche recuperando tutta la saga di Pirati dei Caraibi, quindi potrete anche immaginare dove voglio andare a parare. Su questo ritratto non ho molto da dire. Finalmente avevo capito come colorare e avevo scoperto le varie opzioni dei livelli di fusione, come moltiplica, colore scherma e tutte quelle robe lì. L'unica cosa che mi faceva sempre storcere il naso è che in ogni mio ritratto si vedono sempre i volti che sono un po' incavati o comunque non sono colorati in modo perfetto, e per risolvere questo problema ci misi un bel po'. Cioè non così tanto, però alla fine un mesetto ce l'ho misi. Stiamo arrivando però alla fine, dove io, esasperato dal fatto che mi mancasse il comando fluidifica, avevo iniziato a cercare di capire come usare Photoshop. Non ero ancora bravo, però insomma, un po' avevo capito i comandi principali. D'altronde, avendo pure una scheda grafica nuova, perché no? Perché non potevo usarlo, insomma. Ma questa non fu l'unica cosa bella dell'inizio di quest'anno. Già, infatti forse 2 settimane fa sono riuscito a comprarmi questa bella ragazzona qui, usata ovviamente perché non sono il figlio di Elon Musk e quindi era già tanto che sono riuscito a comprarmi questa qui. Però hey, è pur sempre una Wacom Cintiq, insomma, una tavoletta grafica con schermo, finalmente potevo capire dove mettere la mano e tutto devo dire che mi rese davvero felice. Tra l'altro guardate che bella la scatola di questa tavoletta grafica, che sembra arrivare direttamente dalle guerre di conquista in Iraq. Ma alla fine suppongo che mi bastasse che la tavoletta funzionasse a dovere e che facesse il suo scopo, insomma. Mi piace poi che ormai la sto usando più per editare che con il mouse, visto che ci metto meno tempo ed è pure più comodo da usare. Certo, ora che avevo una nuova tavoletta grafica, finalmente vedevo dove disegnavo e finalmente avevo capito un po' come funzionava Photoshop, non potevo non fare un'altra ciofeca di disegno, vero? E mi sbagliavo. Oh, è come se mi sbagliavo. Sì, lasciamo perdere. Fa schifissimo pure a me, lo sappiamo tutti. Andiamo avanti perché voglio dimenticarmela pure io. Per colpa di quello schifo, decisi che avrei dovuto impegnarmi al massimo questa volta. Dovevo sfruttare Photoshop come si deve. E ovviamente dovevo farlo in quello che mi riusciva meglio di tutti, ossia i ritratti. Ragion per cui scelsi una foto a caso e realizzai questo qui.
che poi non è neanche vecchio, risale all'8 febbraio, quindi qualche giorno fa. Mi ritengo abbastanza soddisfatto stavolta. La pelle non sembra troppo scavata, i filtri sono applicati in modo corretto, i colori forse sono un po' poco saturi, però è un problema che appunto cercherò di risolvere magari nei prossimi tempi. Lasciatemelo dire, sicuramente se fosse stata un'illustrazione più complessa e con più altre persone, sono sicuro che ne sarei stato soddisfatto molto di più. Però signori, siamo arrivati alla fine. Spero vivamente vi sia piaciuto come sia piaciuto registrarlo a me. Fatemi sapere soprattutto se avete un disegno preferito tra quelli che ho fatto, e meglio ancora, se avete una passione anche voi per il disegno o per qualsiasi altra cosa, e se siete soddisfatti dei livelli che avete raggiunto in quel campo. Chissà se volete dei video di me che disegno, magari potrei anche farne, tutto dipende da voi. Per il resto spero abbiate apprezzato questo episodio pilota di questa nuova serie, e fatemi sapere se appunto vorreste nuovi altri episodi che magari cercherò di registrare al più presto possibile. Per il resto vi ricordo come al solito di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete già fatto, di condividere il video con tutti i vostri amici. Se poi vorreste farmi anche contento potete attivare la campanella qua sotto, così non vi perderete tutti i nuovi video che usciranno in futuro. Detto questo, noi ci rivediamo alla prossima. Bella!